Allora, sono qua su Google e ho digitato istanze online. Perché? Perché voglio fare la domanda per presidente o commissario esterno per la maturità. Finalmente, dopo 5 anni di fila, posso non essere commissario, non sono commissario interno a questo punto. Faccio la domanda e dunque vado su istanze online, clicco qui, dunque ho digitato istanze online, vado, accedi, ok, io sono già loggato, se no mi dovrei loggare mi sono già loggato prima con la SPID, e dunque qui manca nel video il passaggio della SPID, io faccio con la SPID e dunque mi sono già loggato con la SPID. Vabbè, e dunque arrivo qui, dopo avermi loggato con la SPID, arrivo qui, vado giù, ok, e partecipazione, commissione, esami di Stato. Dunque vado alla compilazione. Qui poi mi dice, vabbè, l'aspirante deve compilare il modello o i modelli in conformità di quanto previsto. Ok, sulla formazione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo, secondo il ciclo di istruzione, ok. L'aspirante che sia stato o prevede di essere designato commissario interno o referente del plico telematico non deve presentare istanza, e dunque io posso presentare. Testo unico dall'11 2011, assume valore di dichiarazione di istanza. Ok, vabbè. Non utilizzare in nessun caso tasto indietro. Ok, nel caso in cui si accorga di aver sbagliato qualcosa, occorre tornare alla home page tramite Home. Bisogna ricordarsi. Si prega di verificare la presenza su POLIS dei contatti telefonici qualora la residenza fosse di fare no. Per completare correttamente l'operazione di presentazione, una speranza scegliere la provincia, inserire i modelli da acquisire, pulsante blu modello, questi bisogna vedere se ce li ho. Boh, vediamo. Dopo l'inserimento è possibile variare alcune delle informazioni acquisite utilizzando annulla inoltre. Archivio presentazione. Ok. Utilizzare cancella domanda e procedere a un nuovo inserimento. Vabbè, ho letto e avanti. Ok, la provincia naturalmente è Brescia. Eh sì, Avanti. Allora, la prima volta entrambi i modelli sono allo stato da inoltrare. Per partecipare al procedimento di nomina, gli aspiranti al ruolo presidente o presidente commissario devono compilare, avendone i requisiti, prima il modello SE e poi il modello S1. Solo il modello S1. Ok, dunque io compilerò tutte e due. Ok. Prima il modello S, ok. Dunque vado a compilarlo. Ok, qui sono i miei indirizzi. Sono giusti? Sì. Vabbè, non c'è il comune di nascita. Anni di servizio, io metto. Inoltre, ho messo 10. Sì. Ok, vabbè, stampa PDF, vabbè, stampa PDF, vabbè, è qua. Poi vado su esci, ma perché mi ha fatto uscire? Devo fare prima una, poi l'altra, vai alla compilazione, accetto, avanti, avanti, modello S1. Io che avevo 12, dove niente. Ok. Sì, avanti.
Note. E cosa noto? Boh. Cos'è che non lo so. Note. Qui non lo so, devo vedere. Perché se vado, è necessario indicare il campo noti. E cos'è che vado a indicare? Io vado avanti, lui non va avanti. No, qui io devo mettere qua probabilmente. Però devo vedere cosa ho fatto là. Devo capire cosa ho fatto qui però. Allora, l'F mi ha fatto andare. Allora devo modificare. Sì. Tecnici, settore tecnologico. Articolazione, istituto settore. No, io non sono... No, scusa, ho sbagliato. Questo no. No, io ho sbagliato. No. No, qui devo mettere no. Ok, perfetto. Ok, dovrei far così, sì. Sì. No. Sì, ma che difficile che è, fischia, non mi ricordo più. No, materia di nomine no, ok, avanti. In materia non presente, e allora metto non presente. No, comunque no, io sono no, avanti. Sì. Ah, primo istituto statale del servizio attuale. No. No. Poi ricorso, ok. No, io faccio Brescia. Ah, sì, Brescia. Ma comune di servizio. Faccio Bergamo. Vabbè, speriamo che sia giusto. Sì. Allora sì. Sì, però devo vedere perché mi sa che prima ho sbagliato su quella del... Devo riguardarmi il video perché mi sa che ho sbagliato. Non sulla seconda, non su quella della commissione, ma ho sbagliato quella del presidente, perché dovevo mettere F, devo riguardarlo. Vabbè, esco, ok, spero di essere stato utile, ho avuto difficoltà, cioè ormai erano più di, mi sa, 5-6 anni che non lo facevo, dunque, poi la prima volta come presidente. E dunque speriamo che sia andata bene. Adesso ricontrollo quel PDF che ho scaricato per vedere, perché l'unica è che ho usato il C, ma io dovevo usare F. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.